Presenza Marsilio, dopo 50 anni finalmente questa storia si risolve. Abbiamo disincagliato una vicenda alla quale ormai non credeva più nessuno che si sarebbe potuta risolvere, e risolvere con soddisfazione piena delle parti, perché non abbiamo dovuto costringere nessuno ad accettare, come dire, saldi e stralci, magari anche poco rispettosi della storia, delle sofferenze delle famiglie, degli eredi, in molti casi ormai dopo tanti decenni, che hanno subito gli espropri e sui quali si era incagliato questo percorso. E oltre al danno a soggetti privati, quello che era invece il danno principale era il danno al soggetto pubblico di interesse pubblico, cioè un consorzio industriale affossato ormai da decenni, incapace di poter svolgere fino in fondo la propria attività, tanto che è rimasto escluso anche dalla legge di riforma che ha costituito l'ARAP, il nuovo consorzio industriale unico della regione Abruzzo, e la piena proprietà di ANAS dell'asse attrezzato, che è uno dei principali snodi di traffico, di mobilità dell'area metropolitana e dell'Abruzzo intero. I primi 7 milioni sono stati liquidati, ora arrivano gli altri 7 e completeremo la liquidazione di altri, e quindi chiudiamo per sempre positivamente la partita degli espropri. Si riapre anche una riflessione sul futuro del consorzio industriale e della sua possibile assorbimento all'interno di ARAP.